Palazzo Dorio o Castello, come lo si voglia definire, ospita una delle migliori mostre degli ultimi anni. Lo scrittore americano Ernest Hemingway in mostra per 23 giorni. Spazi espositivi bene articolati, con collegamenti molto precisi ed interessanti per la via dello stesso Hemingway, si fondono perfettamente con i dipinti realizzati dall'architetto Fasanaro, promotore di questo interessante evento, grazie soprattutto all'impegno della proloco del presidente Aldo Severino. Il percorso iniziale nella Pinacoteca propone il rapporto di Hemingway con gli intellettuali del suo tempo, europei e soprattutto quelli americani, tra cui Whitman, giornalista e scrittore. Il rapporto che Ernest ha con la storia della letteratura è in prima analisi un rapporto con la tradizione americana, la tradizione selvaggia delle foreste del Nord America e degli autori che con la natura hanno dialogato, fra cui Whitman. Whitman è fondamentale per la formazione culturale di Hemingway. Perché? Perché inaugura un nuovo modo di fare poesia, una poesia che poi vedrà ripresa da Cesare Pavese in Italia, che è il rapporto diretto con la natura, in cui la natura diventa artefice e attrice fondamentale delle sue opere. Questo portato culturale del Nord America verrà portato poi in Europa da Ernest e susciterà un clamore enorme nella cultura europea. Bella anche l'esposizione del suo rapporto con la natura selvaggia, ma soprattutto le donne che Hemingway ha vissuto con particolare intensità. Da ogni amore nasce un libro. E questo che significa? Che comunque Ernest con la vita in sé, con l'amore in sé, ha un rapporto privilegiato. Attenzione, però l'amore può portare anche alla morte. Questo rapporto con l'animale selvaggio non è altro che il rapporto con un possibile accadimento tragico che all'improvviso potrà colpire, come la corna di un toro che colpirà il fianco di un torero e lo porterà alla morte. Ernest, quando seguiva le corride, il primo ad accorrere sul letto di morte di un torero era Ernest. Era il primo a gioire quando il torero tagliava l'orecchio al toro e lo lanciava verso i suoi ammiratori, era il primo a soffrire quando il torero moriva. La simbologia animale nei suoi scritti, dalle verdi colline d'Africa al romanzo per eccellenza Il vecchio e il mare, vengono bene descritti lungo questo spazio espositivo che Fasanaro illustra. Una cosa bella se si legge Il vecchio e il mare è l'ultima pagina in cui il pescatore sconfitto, attenzione, sconfitto, torna nella sua modesta capanna e si addormenta. E indovinate che cosa succede? Che il vecchio sogna non il pesce, ma sogna i leoni, cioè sogna un animale che vive in Africa. Quindi Ernest, non contento di una sconfitta, si rimette all'impiedi e comincia a sognare la sua nuova avventura. Quindi il romanzo Il vecchio e il mare non è altro che una natura animale che si scontra e spesso si riappacifica con la natura umana. Hemingway da giovane rincorre sempre il confine, cioè la trincea, l'ultimo livello del pericolo, e questa è una cifra stilistica che accompagnerà la sua vita. L'incontro col leone, cercare il leone nella savana, è come un incontro con una divinità o il leopardo sul Kilimangiaro. Salire sul Kilimangiaro, che è la vetta di Dio, perché gli indigeni vedono che questa montagna passa le nuvole, quindi si incontra con Dio, e proprio sul Kilimangiaro Ernest incontra questa pelle di leone posta su un ramo. Ma chi è il leopardo o l'animale leone? Chi è? Non è altro l'anima di Hemingway. Hemingway incontra se stesso, e incontrare se stesso è sempre un rapporto a volte facile, a volte difficile.